miglior venditore dell'anno. Grazie, piccolo, aiuta papà. Cambiali scoperchianti. Se tu quest'anno mi prendi tutti i 10, ti regalo una vacanza da sogno. Dove lo porti che non c'è una lira? Mi fa parlare con la maestra. Abbassiamoli almeno la condotta. Senta, mi vuole ascoltare un momento? La ginnastica. Buongiorno, sono Chiara di Dark Side Cinema. Si è appena svolta l'anteprima del nuovo attesissimo film di Checco Zalone, Sole a Catinelle, e noi siamo pronti per intervistare proprio il suo protagonista, uno dei cosiddetti cattivi della commedia italiana. Vediamo cosa ha da raccontarci. A dopo. Scusami, possiamo farci una domanda velocissima? Sì. Mi dici com'è stato a lavorare con Checco Zalone? Era un continuo, figurati. È stato molto bello, mi sono divertita tanto, era un villaggio turistico quel set. No, è stato molto bello. Scusami ancora e grazie mille. Grazie, figurati, ciao. Il suo personaggio ha ottime capacità di venditore in ambito familiare. La sua famiglia come vede la sua carriera? L'ha saputa vendere bene? All'inizio no, perché proprio c'era mia madre che quando suonavo mi dileggiava, me ne diceva di tutti i colori, che cazzo farai, basta, smettila con quel piano. Poi alla prima dichiarazione di redditi, diciamo un po' più rilevante, si metteva alla porta attenta che nessuno mi disturbasse. Il suo personaggio è stato definito un po' cattivo, lei di solito al cinema ti fa per i buoni o per i cattivi? Buoni, è buonissimo il mio personaggio, non è cattivo. Quando, credetemi, io incontro gli esercenti e quelli dei cinema e mi dicono che mi ringraziano, qualcuno si è rifatto il bagno, cioè. E poi penso che magari questi soldi arrivano a Medusa e li investono per fare altri film magari fatti dai maestri e non da me. Non lo dico con tono polemico, lo dico con conscio del fatto che insomma sono uno commerciale, quindi magari un film di Tornatore ha più difficoltà, anche se l'ultimo ha incassato bene, però Tornatore è un maestro, io no, quindi magari si può investire nel cinema con la C maiuscola. Questo è il tuo terzo film, il protagonista è sempre Checco Zalone. Grazie. Che interpreta insomma l'italiano medio. Mi chiedevo, ma sei un po' stanco di questo personaggio? No, perché ha varie sfaccettature. Una volta era Checco alle prese con la religione, una ragazza musulmana, adesso è Checco alle prese con i fatti della famiglia quotidiani. Quindi è una maschera che secondo me può andare bene con le dovutissime proporzioni. Anche Totò si chiamava Totò ed era una maschera che poi nei diversi film con le dovutissime proporzioni. È un ruolo drammatico? No, mamma mia. Questo, che di parlare con te, è il massimo del drammatico che mi è successo nella vita. Quale altra maschera ci sarà? Lo sapessi. C'era una che ti piace? Mi diceva una vostra collega l'idea di uscire dall'Italia, proprio come location, non come un Checco fuori dall'Italia, sempre rivolto agli italiani, magari questo è un sogno agli stranieri, però questo è solo un sogno. No, che non so se è cambiato me o ha cambiato le circostanze, le situazioni intorno a me, chiaro, sono i fratelli, si appoggiano a me, devo trovare il lavoro a mio fratello, cioè mia madre per esempio mi chiede l'indennità di figlio famoso, che vuol dire che siccome lei si sarebbe vestita con gli indumenti del mercato, e adesso siccome la mamma di Checco Zalone mi dice ma io mi devo vestire con le robe del mercato, quindi vuole la differenza tra quanto avrebbe speso e quanto spende in virtù di essere mia madre. Educhi il bambino preoccupandoti, tuo figlio preoccupandoti se non dice le parolacce, naturalmente. Però ecco, visto che sei anche diventato padre, magari hai raccontato un po' in questo film un rapporto fra un padre e un figlio, com'è che ti piacerebbe, che cos'è che innanzitutto piacerebbe? Mia figlia è femmina, quindi le parolacce non le deve dire. Com'era la domanda, scusa? Ecco, cosa ti piacerebbe, come vedi l'educazione di un figlio? Come... Adesso c'ha 9 mesi, non ti so rispondere, però mi rendo conto che è difficile il mestiere di papà, perché questi vanno avanti, cioè un bambino di 3 anni, ci sono bambini di 3 anni che pensano che il mondo si allarghi come l'iPhone, quindi devi entrare nel loro mood, sarà un... Senti, quella è la passione più grande che ho. Mi piacerebbe tanto scrivere una canzone per un cantante famoso, visto che io non ho doti vocali, però scrivere una bella canzone. Io delle volte sento le canzoni di Sergio Endrigo o di Modugno, dico ma quanto ho dei Beatles. È il mio sogno scrivere una canzone così, chiaramente
senza avere la presunzione di interpretarla. Questa ragazzone è tua? Le canzoni, dove ho sbagliato, sì. Dove ho sbagliato, Super Papà. E poi c'è quella canzone, c'è Sole a Catinelle, che è questo motivetto un po' alla Carmen Cose, sdolcinato. Là l'avrei dovuta cantare io, però mi vergognava, faceva veramente cagare quando lo fa. E l'ho fatta cantare al bambino, che come avete potuto vedere è bravissimo. Solo che non è cantante, cioè era stonatissimo. E con il Pro Tools, nota per nota, io e il mio amico Giuseppe l'abbiamo fatto diventare un bambino robotico. La cosa più difficile del film? Le intemperie, la sfiga che ci ha perseguitato, veramente. Cioè, non è un film che si gira in 11 settimane, questo diciamo, ma abbiamo avuto per un mese la pioggia. Ve lo ricordate questo giugno di merda che avevamo? Immaginate a girare in barca a 7 gradi con le intemperie, quindi ci siamo dovuti fermare, vuol dire 70 persone ferme che devono essere pagate, perché li paga Valsecchi, io non li pago, però ci sono tutte queste difficoltà per fare un film. Nel tuo futuro c'è anche la televisione oppure ormai solo cinema? Sì, mi spaventa tantissimo la televisione, però è un mezzo importantissimo. Io sono andato da Morandi, il giorno dopo tutti sapevano che c'era il film. In generale, quando c'hai qualcosa di nuovo, di bello, nel mio caso di comico, è nuovo, efficace da proporre, perché no, la televisione. Ma proprio fare un programma televisivo o partecipare? No, non sono capace. A condurlo io? No, non so. Io sono un centometrista, sono bravo sul breve. Quante televisioni te l'hanno chiesto in questi anni? Di fare un programma TV? Sì, me l'hanno chiesto. Uno l'ho fatto, poi è stata una sfacchinata, ci sono state anche polemiche. No, basta, la televisione. Meglio il cinema? Sì, almeno è tutto un malasanga, diciamo noi a Bari, è più dilazionato, capito? C'è il momento del casting, che scegli le persone. È più bello. Questo è il momento più brutto del... Andrai a vedere il tuo film al cinema? Andrai a spiare qualche sala? Oggi ci sono stato. No, di solito no, non lo fa, non mi frega. Sai cos'è? Lo vedi così tante volte un film. Io sto al montaggio, io Gennaro lo montiamo, che alla fine ti fa veramente cagare il film. E quindi no, non lo vedo nemmeno in TV, anche gli altri non li vedo, evito. Ci fai uno spot per cui cioè perché la gente dovrebbe venire a vedere? No, non venite. No, no, perché se poi viene di più, il prossimo film devo incassare un po'. Floppiamo. Che idea si fa? Perché così tante persone vanno a vedere i tuoi film? Hanno bisogno di vedere. Ci sono anche altri film che fanno vedere. Non lo so, forse c'ho. Io ho una faccia di brutta. E quindi non suscito l'invidia, c'è cioè un'immedesimazione, capito? Secondo me è quello il meccanismo mentale, cioè sentirsi migliore di quello. Probabilmente è così. Io mi chiedo perché tante persone vengono. Forse. O forse perché ridono. Me, a casa. Senti, vogliamo dire anche che è un film per tutti quei papà che attraversano tante difficoltà, no, il tuo anche, però alla fine riesce a trovare, insomma, a prendere ferito il figlio, quindi anche un messaggio a tutti questi papà. No, io i messaggi vi ho già detto che non li do. Un messaggio, però. Non posso dare un messaggio. Io è un film per ridere, per stare divertirsi durante la visione del film. Si divertiranno, però, diciamo così. Spero di sì. Qualcuno più snob, no. Qualcuno terra, no. È per la fascia media. Cioè, invitiamo la fascia media a divertirsi. Però superstizioso? Sì, a voglia. Sì, un po' sì. Cosa fai come scaramantico? Allora, oggi mi sono messo a vedere il film esattamente nello stesso posto in cui mi misi l'altra volta, che andò bene. Ma ne fa tutti, possiamo un po'. Me, basta ragazzi, che domanda? C'è un supereroe che batte tutti quanti gli altri, sai. Guarda dove andiamo. Vedi che questi sono posti bellissimi. Così, se un papà porta qui il bambino in vacanza. È un coglione. Grazie. Però... Bambino, come ti chiami? È un anno che Lorenzo non parla con nessuno. Oh! Lorenzo. Perché non vi fermate qui? No, non posso accettare. Gratis. Sì. Accetto. Philip, Pino, mi portate un cocktail per cortesia? Tortello di zucca in salsa di pistacchio. È cotta la polscolare. Occhio che quello è uno sgamato, eh? Hermès, mia moglie. Molto lieto. Lei è mia figlia Olga. Scusi, non è... No. E lei è... Aspita. La nonna! Sto! Che senso avrà questo sole al...
casa e non trovo pronto. Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità. Perché, guarda lì, Nicolò, quella è la felicità, papà. Non sta cacca!